Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Essere DJ Oggi. Parliamo del coinvolgimento. Il coinvolgimento dei pubblici è una componente fondamentale per ogni DJ e per ogni DJ set. Questa volta siamo seri, evitiamo interruzioni e scherzi. Parliamo veramente del coinvolgimento. Cosa vuol dire coinvolgere le persone, i pubblici? Quelli che entrano in contatto con te come DJ o come figura professionale in generale. In realtà quello che lo scherzo del video precedente, insomma, nel quale ho utilizzato Essere DJ Oggi per promuovere una mia serata, è un esempio perfetto di quello di cui voglio parlare, perché è quello che mi è stato chiesto. Nejo, dai, visto che sei a suonare da noi, perché non fai un video della serata? E allora ho cercato di farlo nella maniera più consona per quello che sono io, utilizzando il format. È il senso perché comunque nel mio flusso costante ci si inserisce con qualcosa che ha a che fare con un evento organizzato da altri, da persone che mi seguono, con cui sono in ottimi rapporti. È lo stesso che avviene ad ogni serata. Te vieni chiamato a svolgere un compito, le persone entrano in contatto con te e ti chiedono di virare un po' il contenuto, di entrare un po' in quelli che sono i desideri. Abbiamo due idee un po' sbagliate agli estremi di coinvolgimento. Se da un lato è una sorta di egocentrismo, come dire, le persone sono qui per me, fanno quello che dico io, all'estremo opposto c'è invece l'idea che si debba essere per forza degli animatori ed andare a pescare le persone che sono lì, magari suo malgrado. Il coinvolgimento in realtà è il punto d'incontro tra i nostri desideri e tra le persone che si trovano lì e che si confrontano con noi. È dato dai feedback che vediamo durante la serata o anche con qualsiasi tipo di messaggio. È dato dal rapporto, dai commenti, dalle interazioni nel senso proprio del termine. Siamo abituati a pensare che le persone devono ballare e quando ballano va tutto bene e se non ballano è un problema. Non è così. Questo è uno strato superficiale del coinvolgimento. Il coinvolgimento deve essere a tutto tondo. Un esempio stupido: in un locale a ingresso libero è inutile che la pista vada avanti per 2 ore se il bancone è vuoto. E questo magari non dipende tanto da te DJ, però bisogna tenere insieme tutti gli aspetti nel momento in cui si vuole creare una situazione, un qualcosa. Porsi questi elementi è un buon modo per creare qualcosa e per risultare efficace. Da questo punto di vista andiamo a considerare il coinvolgimento come un'arte e una capacità di ogni bravo DJ. Come poter sviluppare questa arte? Il coinvolgimento lo dobbiamo cercare, dobbiamo imparare ad essere degli ottimi osservatori, cercare di capire tutti gli elementi che vengono dalle persone con cui ci confrontiamo ed essere dinamici, sempre, cercare di essere sempre un passo avanti, quindi non stare, come dire, ad aspettare quello che succede, ma cercare di prevenire le situazioni e portarle avanti attraverso il nostro gusto e il nostro stile. Essere attenti a ciò che va senza esserne succubi, senza esserne vittime, sempre con il proprio tocco personale. Sviluppare queste caratteristiche è ciò che ti rende un DJ unico, inimitabile se vogliamo, anzi imitabile ancora meglio, e quindi essere richiesto. Se hai dei suggerimenti, commenta pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, un bel like e alla prossima!